Ho notato che molti sotto i commenti, no, dei miei video dicono robe tipo New World è una merda, oppure non è un vero MMO, si spaccia per MMO ma non è effettivamente the real thing, non è un MMO vero e proprio. E ecco, questo atteggiamento, no, l'atteggiamento da diciamo vero gamer oppure da MMOmaro, così l'ho chiamato, da esperto, questo atteggiamento qua credo che guidi i giocatori di MMO e li induca a giocarsi ogni nuovo MMO che esce nello stesso modo in cui si è giocato quello precedente, ovvero il più velocemente possibile per arrivare al cap di livello, arrivare all'endgame il prima possibile. Perché così una volta che sei arrivato all'endgame puoi finalmente iniziare a giocare davvero, no? Perché gli MMO effettivamente ci hanno insegnato questo nel passato, che si deve correre per arrivare alla fine in modo da poter sbloccare il gioco sostanzialmente. Perché poi all'endgame ci sono un botto di robe fighe da fare che non ti puoi perdere, vai, arriva prima che puoi. Nel caso di New World, però, noi sappiamo da un bel pezzetto che l'endgame non è che sia tutto sto granché, che non è pieno di roba, ci sono pochissime cose da fare. E allora la domanda che mi sono fatto è: ha senso correre, affannarsi, giocare 7000 ore al giorno per arrivare all'endgame su New World con i contenuti che ci sono al momento? C'ha senso? E questa non è una domanda che faccio per provocare. Io quando sono portato ad un comportamento mi chiedo sempre: ma perché lo faccio? E anche questa volta l'ho detto: ma perché sto correndo per arrivare all'endgame? Un attimo, fermati, pensaci, che stai a fare? E qui mi serve anche il vostro aiuto, quindi preparatevi a commentare. Io, fatto il ragionamento che ho fatto, vi consiglierei di prendervela con calma, perché tanto di contenuti non è che ce ne siano poi così tanti, no? E quindi potreste tranquillamente giocare a New World ignorando la fretta, quella spinta che vi dice arriva all'endgame. Ma a questo punto mi chiedo, non è che mi sto perdendo qualcosa? Che effettivamente ha senso anche adesso su New World correre per arrivare all'endgame? Ecco, io vi faccio questa domanda: mi sto perdendo qualcosa? Oppure effettivamente anche secondo voi non ha tutto sto gran senso correre come matti per arrivare all'endgame grindando 12 ore di gameplay al giorno? E ecco qua, commentate, fatemi sapere insomma qual è la vostra opinione al riguardo e anche rispondete a questa domanda: c'è qualcosa che mi sto perdendo dell'endgame di New World che effettivamente richiede una certa rapidità? Insomma, sono matto oppure no? Lo scopriremo nella prossima puntata.